Buon agosto a tutti, oggi è mercoledì e stiamo registrando la puntata per Cipher TV. Io sono Simone e siamo a Place CrossFit BGY. Il lavoro di oggi è un lavoro tosto che ci permette di caricare i bilancieri quello che ci serve. Per farlo ci prendiamo 15 minuti di orologio dove facciamo un'attivazione di spalle e core e andiamo a giocare sulla tecnica di bilanciere. È l'unico modo per riuscire a scomporre il gesto e andare a fare al meglio quello che ci servirà dopo. È fondamentale che andare a lavorare sulle sequenze giuste perché ti permette di riuscire a ottimizzare il movimento e quindi a far salire più chili. Oggi lavoriamo sulla massima ripetizione in carico di overhead squat, una singola fatta bene, un snatch grip behind the knee, dove andiamo a cercare ancora la singola più forte che possiamo fare e poi facciamo anche una singola di power snatch. Una volta riusciti ad arrivare a queste tre singole, ci prendiamo il tempo di bere un bicchiere d'acqua, recuperare, liberare le mani, perché andiamo a riproporre l'Open 11.1. Chi di voi l'ha già fatto se lo ricorda, perché è un Open che non ci si dimentica, chi non l'ha ancora fatto invece avrà l'opportunità di poterlo fare adesso. Dividiamo sempre la programmazione in tre livelli, avanzati, intermedi e beginner, ma il lavoro è per tutti uguale. Sono 10 minuti AMRAP di 30 double unders e 15 power snatch. Per farlo i pesi cambieranno. Gli avanzati, i ragazzi faranno 45 kg e le ragazze 30, mentre invece gli intermedi faranno 35 kg i ragazzi, 25 le ragazze, e i beginner faranno 20 kg i ragazzi, 15 le ragazze. Qualsiasi sia il tuo livello, è importante che tu mantieni un ritmo costante durante tutte le esecuzioni. Non partire a tuono, perché durante i primi 2-3 giri ti sentirai un supereroe, ma lo scopo è riuscire a sentire un ritmo costante e portare avanti il workout dall'inizio alla fine. È un AMRAP su 10 minuti e quindi sappiamo che c'è tempo per poter alzare il ritmo. Mi raccomando, buon allenamento a tutti e ci vediamo domani. Buona giornata, ciao ciao!